I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. Benvenuti a questo nuovo numero di Malattia e Guarigione. E stavamo esaminando l'Antico Testamento e questa idea che se tu segui il Signore, tu non hai malattia. Se invece non lo segui, la malattia ti viene addosso. Un esempio che vi voglio porre l'attenzione è questa della malattia di Ezechia, che troviamo tra le altre parti in Isaia al capitolo 38. Allora dice così: in quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse: così parla il Signore, dai i tuoi ordini alla tua casa, perché se è un uomo morto non guarirai. Allora, questo è interessante perché Ezechia è forse il più bravo o sicuramente tra i più bravi dei re di Giuda. È un re che ha eliminato tutta l'idolatria, è il re che ha sconfitto gli eserciti nemici con la fede nel Signore. È un re che assolutamente cercava di seguire Dio in tutte le sue vie. Ed improvvisamente gli arriva addosso una malattia, è una malattia che lo porterà alla morte. Ora qui, se dovesse capitare a noi una cosa del genere, cioè tu vai dal dottore e ti dice tu hai un tumore e duri 2 mesi, la cosa che noi faremo è chiaramente andare a Dio e pregare e appellarci alla sua grazia. Signore, non siamo degni, ma Signore, tu sei potente di guarire, ti prego, opera. Ezechia fa un altro tipo di preghiera. Osservate al versetto al versetto 2, Ezechia voltò la faccia verso il muro, pregò il Signore dicendo: Signore, ricordati, ti prego, che io ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. Ed Ezechia scoppiò in gran pianto. Cioè Ezechia sta dicendo praticamente: Signore, io sono stato onesto con te, sono stato ligio con te, ho fatto tutto quello che tu volevi, e questa malattia e questa condanna a morte non è giusto, non sta nei patti. Tu hai promesso a chi ti segue di non dargli malattie, di non affliggerli delle malattie d'Egitto. Perché, Signore, mi capita questo? E il Signore lo ascolta, gli cambia la malattia e cambia idea praticamente e decide di risparmiarlo. E cosa impariamo qui? Beh, direi una cosa, che la nostra teologia di malattie di guarigione non può essere logico, sistematico, perché Dio comanda tutto e Lui opera secondo le sue vie. Se tu, e lo vedremo la prossima volta, vedevi Ezechia ed era malato, tu avresti da dire: Ezechia è un peccatore, Ezechia non merita la grazia. E io temo che molti credenti oggi
nel vedere gli altri malati, danno un giudizio, quello è Dio che ti punisce. Attenzione, attenzione, togliti dalla testa qualsiasi tipo di pensiero sistematico che tu meriti la salute perché sei bravo e l'altro merita la malattia perché non è bravo. Ezechia non meritava umanamente la malattia, ma ebbe la malattia, ebbe anche la guarigione, ma ebbe la malattia. Stiamo attenti a giudicare gli altri con troppa faciloneria. Dio vi benedica.